Ignofo, un debutto vincente e soprattutto convincente che porta tanta fiducia nel gruppo, in lei, nella nuova società e autorizza i tifosi a sognare in grande. Insomma, ci sono delle belle premesse, no? Ma le premesse sono state tutte positive e continuano a esserle e soprattutto dobbiamo coltivarle ad essere positive, perché ci sono ovviamente tanti fattori che ci lasciano sperare e di conseguenza dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, cioè lavorare. Bisogna stare bene coi piedi per terra ed equilibrati. Queste piazze sono importanti e ovviamente non ci devono essere dei momenti di esaltazione solo perché siamo all'inizio, e nemmeno nei momenti di depressione nel caso in cui dovessero arrivare delle difficoltà. La squadra ancora non è del tutto al top sotto l'aspetto fisico, con la nuova proprietà si fanno nomi nuovi, quindi ancora siamo un laboratorio che stiamo cercando di costruire ovviamente per il meglio di Chieti Città, di Chieti Squadra e di Chieti Società. Sono persone ambiziose che vogliono fare benissimo, non bene, e noi dobbiamo farci trovare pronti e soprattutto confermare che siamo all'altezza della situazione. Da alcuni giorni si allena insieme a voi Donzà, che ha già firmato il contratto. Quando sarà pronto? Non so se sarà convocabile già domenica. Allora, Donzà intanto è tesserato, ma non è ancora arrivato l'ok dalla Lega, perché dovrà arrivare un transfer dalla Turchia. Ma al di là di questo è un ragazzo che è stato 6 mesi inattivo e di conseguenza ha bisogno dei suoi tempi affinché possa ritrovare la condizione migliore o quantomeno accettabile e non metterlo nelle condizioni di farsi male. L'infortunio di Mercorelli, il portiere sarà disponibile per domenica? Stiamo cercando di attenzionare questo aspetto con delle cure, con delle terapie. Domani avrà una ecografia di controllo e poi valuteremo se sarà disponibile, utilizzabile e quant'altro. Domenica all'Angelini, la prima davanti al pubblico amico, arriva un Fossombrone che è un biglietto da visita niente male, perché ha rifilato 4 gol al Teramo. La squadra è una squadra organizzata, ho visto i video, una squadra che ha delle buone individualità, una squadra ordinata e anche dinamica, quindi va presa con le giuste e dovute misure, perché questo è un girone dove non dobbiamo permetterci assolutissimamente di sottovalutare nessuno e affrontare tutte le partite con la massima intensità, massima concentrazione e soprattutto quello che dico sempre io, con la voglia di voler fare le cose fatte a 1000 all'ora e al massimo.